Ragazzi, 5 idee regalo per Natale per gli amanti dell'elettronica, dopo la sigla. Vediamo un po' cosa possiamo andare a pescare qua. Questo qua. Prima idea, regalo, lucchetto elettronico con l'impronta. Praticamente non dovete più girare con delle chiavi, niente. È una figata questo qui. Basta toccare e lui si apre. Ideale per se dovete regalarlo a qualcuno che, non so, va in palestra, non vuole portarsi con sé le chiavi del lucchetto, deve chiudere l'armadietto, per esempio. Ma ci sono tante situazioni, anche in bicicletta, la catena, senza dover portare le chiavi con sé, arrivi alla bici, tocchi, tac, e si apre. Questo lo trovate sul mio sito, adesso tutta la roba che vi faccio vedere la trovate sul mio sito, vi lascio tutti i link in descrizione se volete acquistarli, o se no venite in negozio da me, è uguale. Questo è molto molto carino, molto originale. E questa era l'idea numero uno. Andiamo a vedere l'idea numero due. L'idea numero due... questa. Per le ragazze che non sanno cosa fare di regalo al proprio ragazzo, invece di regalare il solito portafoglio, questo qui è un'idea molto gradita, secondo me, ai maschietti. È un power bank che però fa anche l'avviamento della macchina. Ho fatto anche di questo un video dedicato, adesso non sto a dilungarmi, però questo è una cosina molto molto utile. È un regalo che non è troppo costoso ed è un regalo che sicuramente per uno che ama l'autovettura eccetera, ama non rimanere a piedi in situazioni, è veramente togo. Poi si usa anche come un power bank e anche come una torcia. Questo è come tutti gli altri, sempre link in descrizione per l'acquisto, ed è l'idea regalo numero 2. Idea regalo numero 3. Prendiamo questa qui. Questo è praticamente un caricatore wireless per i cellulari. Perciò per i patiti del cellulare, un regalo che sicuramente apprezzeranno, è il caricatore wireless. È carino, non costa tanto, è fatto in tessuto così, è anche bellino, insomma. Anche questo lo trovate nel mio sito, link in descrizione sotto, se non volete spendere troppo e fare contenti sia maschietti che femminucce, questo qui è sicuramente un regalo molto apprezzato. Chiaramente ci vogliono dei cellulari nuovi, perché i cellulari vecchi non hanno la ricarica wireless. Questo era l'idea numero 3. Idea numero 4, direi una cuffietta, ma non per il freddo, una cuffietta per l'audio. Cuffie senza fili per la televisione, da regalare al nonno o alla nonna che magari iniziano a diventare un po' sordi, oppure anche cuffie per l'audio. Ci sono col filo, ci sono Bluetooth, ci sono vari modelli di cuffie. Una molto molto valida è questa della Sony. Questa qui della Sony è un'idea regalo per la nonna e il nonno, molto valida, perché è molto 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 robusta e per la TV è l'ideale. Ha un bel archetto, ha dei padiglioni belli avvolgenti e così il nonno non terrà più la TV a tutto volume. E questo era l'idea regalo numero 4. Idea numero 5. Allora, idea numero 5 è questa qua. Andiamo qui in alto a prenderla. Idea numero 5. Sistema mesh per la wifi in casa. Questo, diciamo, è un pochino più tecnico, però comunque se uno ha problemi sempre della wifi che non copre bene la casa, con questo sistema risolve i problemi una volta per tutte. Perciò potreste regalarlo a qualcuno che ha questa tipologia di problema. E con questo ultimo consiglio per le idee regalo, io vi saluto qui da Ivan Sa Channel, sempre qui dalla sede di Bazzano.
Vi lascio tutti i link in descrizione, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!